Buongiorno a tutte, ciao a tutte ragazze e ragazzi, come state? Spero bene, nuovo video, chiacchiericcio. Dunque, questo è il mio chiacchiericcio, vi parlerò un po' con voi. Dunque, sono le 9:29, non so cosa potrete mai vedere, però eccolo qua, le 9:29, vedete? Sì, ecco qua, le 9:29, quasi le 9:30, e io sono qua a parlarvi un po' nella mia bella cucina. Come state? Spero bene. Dunque, se vedete che sto andando altrove perché sto registrando con un nuovo dispositivo che sarebbe la mia fotocamera. Spero che si veda tutto bene perché ho provato, non dico a aggiustarla, ma a mettermi in un'angolazione che non si veda quella luce strana, quella luce rossa. Quindi niente ragazze, era solo per parlare un po' con voi. E stamattina tra poco vado dal medico perché, ahimè, ho qualcosa che non mi riesce di mangiare bene, quindi mi sento un po' gonfia ai lati. Non so cosa si possa vedere dal video, però ho bisogno di andare dal dentista, non proprio dal dentista, prima dal mio medico di fiducia, per farmi vedere come sono sia in bocca che da questo lato, perché c'è un piccolo bozzo qua, non so come chiamarlo, di spunta della mascella, che quando apro per mangiare tutto quanto, cioè quando masticare mi scorre, non so che è brutto da dire, ma è la verità. Quindi sia quando apro la bocca per lavarmi i denti, qualsiasi cosa, qualsiasi azione faccio, gesto con la bocca, mi fa male, quindi devo ricorrere al mio medico di base per farmi visitare. E poi se quando vado al dentista non riesco, mi manda direttamente, non lo so, adesso non posso dedurre, presupporre niente, perché è tutto da vedere. Comunque, aprendo la bocca ho male cane. Boh, vabbè. Non so neanche io come gestirla sta cosa, perché ho un dolore assurdo. Dolore no, ma quando apro la bocca, ribadisco, passo le penne dell'inferno. Vabbè. E per quanto riguarda tutto il resto, sto bene. A parte questo piccolo inceppo della bocca, ma proprio dettagli. Stamattina mi sono svegliata piuttosto bene, a parte il sudore che ho fatto durante la notte, vabbè, ma quello ci sta perché ero super agitatissima. Tra l'altro mi ho acceso un po' la televisione poco fa, vedevo che notizia, questo è il mio telecomanduccio, come potete vedere. E vabbè, non so perché l'ho portato qua, però no comment. Potevo benissimo stare in sala, però sono perdere. E niente, spero che questo video vi piaccia perché è di pochi minuti, non so quanto ancora riuscirò a registrare, dato che ne ho approfittato a registrare adesso perché poi devo andare dal medico, mi devo far trovare pronta la mia nonna. Sì, appunto, devo andare dal medico e poi niente. Il prossimo video lo vedrete non so quando perché non so se registro ancora con questa videocamera o col telefono, vediamo un po'. Io vedo che con questa videocamera si vede alla perfezione, però bisogna vedere quanto riuscirò a registrare. Vabbè, niente. E cosa vi racconto di bello? Ho fatto dei sogni che non capisco neanche io che sogni abbia fatto perché erano tutti offuscati e nulla, quindi non lo so. Non mi ricordo neanche io i sogni che ho fatto, non me li ricordo per niente, quindi è inutile che vi racconto. Nulla, tutto il resto, non so, vi faccio rivedere le mie unghie che sono veramente orribili, ma vabbè, queste sono le mie unghiette, vedete un po', e queste sono le mie unghiette, vedete, cioè, sono un po' mezze, quasi, non dico mangiucchiate, ma ci sono un po' consumate perché io sto sempre con le mani a mollo, non solo per lavare i piatti, ma anche per lavarmi il viso, fare tanta skin care, perché questi giorni sto facendo molta skin care. Mi sono anche truccata qualche volta, ma non sempre, e quindi niente, mi sono voluta truccare. Per il momento non mi truccherò più per un bel po', perché quando vado a struccare mi sento dolore qua, fastidio, quindi bisogna vedere quando risolverò la questione di questa parte qui, vedete?
che me la sento molto gonfia, non so se si percepisce dal video, però mi vedo molto 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 gonfia. Sì, anche io ho un altro, anche mia nonna mi ha detto che mi vede molto gonfia. E no, non sono adenoidi, ma deve essere qualche dente, non si sa ancora. O qualche ghiandola salivare, non ne ho capito. Boh. Aspetta un attimo che c'è una mia amica che mi sta mandando messaggi. Ciao. Esatto. Ah sì, mi ha messo un cuoricino al messaggio che io ho scritto prima, che lei mi ha chiesto a me, cioè non è che mi ha chiesto, mi ha dato il buon dì e poi io ho risposto a mia volta e gli ha messo un cuoricino. Comunque ciao, sto registrando stamattina il video tra le 9 e le 9 e mezza. Ciao cara, ciao Stefi e niente. E quindi appena posso monterò questo video. Non so come lo monterò, però no, come lo so come lo monterò, però non so se riuscirò a montarlo tutto, perché è un po' una faccenda un po' ardua, perché non sto dicendo nulla di importante, ma è solo per tenere un po' di compagnia, tutto lì. Ma quanti minuti siamo arrivati? Non lo vedo neanche io se è 6 o 9 minuti. Boh, vabbè, niente. E quindi boh. Cosa volevo dirvi di bello? Ah, il mio tweet di oggi è sempre lo stesso di ieri. È inutile che ve lo faccio vedere, però volevo dirvi che questo è il mio semplice outfit. Gli occhialetti sono gli stessi, ma spero che vi piacciono. Per i nuovi iscritti, vabbè. E questo è il mio outfit. Aspettate che mi alzo un po' e ve lo faccio vedere. Questo è il mio outfit. Vedete? Già. Ho questo pantalone qua che si vede così. Pantaleggings. Già. E niente. A parte gli stivali che dovrò mettere, quelli della Enval Soft, che ce l'ho da un sacco di tempo, ma il resto, vabbè, metterò un anello che è sempre quello di mia madre e va bene così. Già. Nulla ragazze e ragazzi, non so quanto tempo ci avrò messo a registrare, ah, vedo che sono 7 minuti che sto registrando, va benino dai, e quindi non lo so, boh, volevo registrare altri video, ma mi sa che mi devo tenere a stenere, a tenere, a stenere, vabbè non so come dirlo, vabbè, a tenere a registrare oltre i 7 minuti, non di più, quindi boh, vabbè. Ah, sono già 8 minuti al registro. Comunque, cosa devo dirvi? Che tra poco, appunto, non ve lo dico più. Cosa devo fare? Tanto ve l'ho già detto 34.000 volte. Nei prossimi video, se riesco, metterò i video delle mie cose preferite, cioè delle mie passioni preferite, cioè delle mie passioni che amo di più. Le mie canzoni preferite che adoro. Non vi farò nessun audio perché voglio evitare che YouTube mi faccia copyright, però vi dirò tutte le canzoni che mi piacciono e soprattutto le cose che sto guardando in TV ultimamente, cioè le cose, i programmi della Mediaset che sto guardando ultimamente, a parte i film che non guardo perché mi addormento subito io la sera, c'è poco da fare, non riesco ad addormentarmi mai. Dopo aver mangiato ho sempre sonno. Prima cena, mai, scusate se vorrò dire, ma se arriva mia nonna mi becca senza le scarpe, si incavola a manetta, c'ha ragione. Quindi niente ragazze, sono già 9 minuti di registro, io adesso non lo so. Mi sa che mi preparo in diretta con voi e ci vediamo dopo. Sono le. Aspettate un secondo. Sono le 9. No, aspettate. Okay. Le 9:38, vedete? Le 9:38, sì. Ecco qua, 9:38, sì. E niente, venite con me che vi porto a mettere le scarpe. Io sono più buio qua, ma è imprevedibile.
Allora, ecco qua, metto le scarpe, perché se no sento proprio una soggiogola. Aspetta un secondo qui. Allora, nel frattempo qui devo prendere il mio anello e poi anche qui devo prendere questo qua, non so cosa vedete voi, però è così. Allora, tanto mi sto preparando in diretta con voi, non so se ve ne siete accorti, ma è così. Ok, mi avete visto. Nel frattempo mi ho messo le mie scarpettine, perché gli stivali vanno benissimo. Provo a mettermi altro, ma questi pantaloni non ci stanno neanche, a parte quando vado in palestra. Ragazzi miei, in palestra adesso ho mollato di nuovo, non vi spiego neanche il motivo perché non mi serve a caso, però ho mollato di andare in palestra e vabbè, ritenterò di andare. Allora, questa è la mia borsettina, vedete? La mia sorta borsa, io che la esco per riuscire a fare passeggiate, videoblog e cose così, questa è la mia borsa, vedete? Con i manici, ecco qua, già le 9:40, vedete? 9:40, ma non si vedrà mai. Sì, le 9:41 adesso, già. E niente, io tra poco sono pronta per uscire e mi metto il mio soltanello, eccolo qua, vedete? Si vede qualcosa? Spero di sì che si veda. E niente, spero che questo video vi stia piacendo, perché io non ho ancora idea di come cavolo sarà questo video. Appena posto lo monterò, non subito perché prima devo fare altre cose. E devo andare appunto, come dicevo, sapete dove, perché già ve l'ho detto. Ripeterò e ripeterò dal medico. E poi niente, penso che tornerò a casa, perché altro dove volete che vada. Dopo che torno a casa registrerò altri video. O da telefono o da, come dire, o dalla fotocamera. Vediamo se mi riesce di registrare il video dalla fotocamera, non è detto, perché la fotocamera ogni qualvolta che io provo a registrare si scarica in un nanosecondo, non so perché fa così, ma è quella che è, raga. La fotocamera non è molto antica, anzi l'ho comprata nel 2000. Nel 2009? No, ma che dico? Nel 2000, non mi ricordo, comunque intorno a questi anni qua, non mi ricordo intorno a questi anni qua, non sto dicendo nulla di che. Nel 2000? Non mi ricordo, comunque non è molto vecchia, è quasi che è abbastanza nuova, solo che non mi ricordo anche l'anno, sì, c'ho anche lo scontrino, ma si sarà mezzo consumato, quindi no comment. Però non è neanche così vecchiotta sta telecamera, quindi ha i suoi annetti, perché è da bel po' che non la stavo più usando. Però non è manco da buttare via. Voi direte, sì, ma è a 1080? È a 1080? Sì, è a 1080x200 qualcosa, pixel, vabbè, non mi ricordo. Comunque, non è vero che questa telecamera non è buona, è buonissima, ha l'obiettivo fisso, ma a me non me ne importa niente, è vero, non c'è lo specchietto retrovisore, ma basta che mettete uno specchio dietro per vedere cosa state facendo, mostrando, e siete a posto. Non c'è bisogno di comprare una fotocamera da 1000 euro o da non so quanto per mostrare o per vedere che cosa, basta anche uno specchio retrovisore da tipo, come aspettate, come questo qua, come questo, e siete a posto, non c'è bisogno di tante storielle, raga. Perché più voi spendete soldi a cavolo di cane,
più vi trovate male, ma molto male. E niente, ragazze, io adesso non so quante volte starò registrando, perché è un video lungo senza troppi clip, è un video lungo senza appunto pause. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. E, non lo so, stavo pensando di registrare il video appunto dei non prodotti. Sì, vabbè, oltre alle palette, volevo parlare di altri argomenti inerenti alle mie passioni, come appunto vi dicevo, per quanto riguarda tra il canto, le canzoni mie preferite, un po' di Sanremo volevo parlarvi e di tante altre cose, e vabbè. Comunque Fedez quest'anno si è comportato, non dico, no comment, come si è comportato. Un altro lo stesso ha fatto veramente gira le balle a me come si è comportata a Sanremo, perché lasciamo perdere come si è comportata, ha fatto veramente una figuraccia da cani, ma veramente guardate, quindi non credo che meritava di andare a Sanremo uno comportandosi in malo modo. E voi direte, ma di chi stai parlando? È un cantante che adesso non mi ricordo il nome, che ha tirato le orecchie a un altro ragazzo e poi ce l'ha spinto in malo modo. Così non si fa, io non so perché la gente oggi si comporta così a Sanremo. Ha fatto veramente schifo a Sanremo. Beh, le canzoni sono tutte belle, però non. Anche io l'ho ascoltato come Penny 09, si chiama Miss Penny 09, sì. L'ho ascoltata da Spotify perché non ho proprio l'account di Spotify, però le posso ascoltare lo stesso. E ho avuto modo di ascoltare Spotify perché da Sanremo era, non dico brutto, però non mi piaceva l'audio di Sanremo, quindi anche io ho fatto come Miss Penny 09. L'ho ascoltata da Spotify e devo dirvi la verità. Si capisce meglio l'audio di Spotify che non quello di Sanremo. Si sente molto meglio, molto orecchiabile da Spotify. Quindi vi conviene, quando vedete Sanremo, ascoltate Sanremo, no. Le canzoni di Sanremo sono tutte belle, ma vanno ascoltate da tutto un altro orecchio, cioè da un'altra app. Vabbè, ognuno è libero di ascoltare come vuole, però secondo me è meglio ascoltare da un'altra posizione dell'audio, perché posizione da un altro tipo di dispositivo, non so come chiamarlo, comunque penso di essermi spiegata, perché ascoltarlo dalla televisione è peggio che ascoltarlo da altre parti. Comunque Spotify è la migliore cosa. Vabbè, comunque io non mi è piaciuto come si è comportato Fedez. La moglie era bellissima, ma lui, per carità di Dio, ha fatto delle mosse che non sto neanche qui a riferirvi né a dirvi, perché, per carità, le mani e i capelli c'era da mettersi. No, 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 non mi è piaciuto per niente, era pessimamente orribile come si è presentata a Sanremo Fedez. Non so perché, molti l'hanno lodato, l'hanno osannato, ma per carità di Dio, lasciamo perdere. Io lo stimo Fedez, ma quando si comporta in una maniera oscena, per carità di Dio, ne scampi liberi. Non voglio criticarlo, anche se lo sto criticando, ma c'è modi e modi di compostezza a Sanremo, di comportarsi. Lui veramente. Stendi un velo pietoso, ma che è meglio, già. E niente. Bene ragazze, questo era tutto. E le mie passioni ve lo racconterò in un prossimo video. E spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci si vedrà in un prossimo video. Perché adesso io questo video lo voglio montare, non subito perché temo di non fare a tempo. Perché che ore sono? Là, le 9:48, vedete? Sono le 9:48. E quindi prima che mi una bussi alla porta, ovvero quando mi entri in casa, io vi saluto. Bacio, mettete like di supporto se questo video vi è piaciuto. Commentate qua sotto nella sezione commenti e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale. Ciao, a presto, un bacio. Buona vita a tutte e a dopo. Se mi riesce, non è detto. Ciao.